l'immensità. Domanda: potresti dare una definizione da glossario di amare? Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB, guida. Vedi, figlio, l'amore non si può definire. L'amore è l'immensità che siete e che siamo, è tutto quanto esiste, è la divina esistenza che siete, l'infinita presenza che manifestate. Quello è l'amore. Non si può definire l'essenza della realtà. Possiamo dire che l'amore ha come prima manifestazione lo spirito, che è quel quid che se potesse essere visto non darebbe spazio a false interpretazioni. Domanda: allora la stragrande maggioranza degli esseri umani non sa amare? Guida, non è esattamente così, perché gli esseri umani concepiscono stati di coscienza che non fanno più capo a un'anima gruppo, ma fanno capo all'anima individuale. E quindi vi è una maggiore libertà. Scegliere un fotogramma retto è opera di amore, comunque e sempre. E questo accade quando un essere umano seleziona tra i fotogrammi infiniti, che è un fotogramma di amore, sia pure con maggiore o minore effusione, con maggiore o minore passionalità, con maggiore o minore percezione da parte sua. Ciò non vuol dire però che il vero amore sia quello dei mondi della percezione. Ma dal punto di vista dell'evoluzione, non si può dire che gli esseri umani non amino, cioè non selezionino fotogrammi retti autonomamente, e infatti lo fanno. L'animale non seleziona fotogrammi retti autonomamente. O perlomeno anche nei casi in cui vi è una certa autonomia, c'è sempre una collaborazione di un aspetto dell'anima gruppo, anche nei casi più evoluti. Ciò non vuol dire che questa autonomia non esista affatto. Però, perché si possa parlare di amore, occorre una autonomia dall'anima gruppo. Si parla di libertà relativa spuria e pura. Ma sempre di libertà relativa parliamo, sempre di amore relativo parliamo. Invece l'amore è libertà assoluta. Quindi bisogna essere precisi. Dipende dal punto di vista da cui vogliamo guardare. Dal punto di vista dell'assoluto, neppure l'alto maestro sa amare, a meno che non sia identificato nell'assoluto. Ma siccome questo punto di vista dell'assoluto ha diverse sfaccettature, allora bisogna considerare tutte le sfaccettature.